fine della telenovela, inizio si spera di un nuovo corso fatto di successi e soddisfazioni. Come pure ci è abituato la proprietà in quasi cinque anni di gestione della Salernitana. False partenze a parte anche quelle marchio di fabbrica del duolo Tito e Mezzaroma, ma questa è un'altra storia. Così come lo stesso Papocchio Inzaghi che oramai fa parte del passato. Sannino è il presente ed è stato ufficializzato ieri sul sito web del club Granata. Il tecnico 59 anni si è rappresentato giovedì pomeriggio a Salerno. Giuseppe Sannino ha voglia di rilanciarsi così come il club Granata. Granata. Arrivo in una piazza importante con tanta umiltà e con la consapevolezza che questa città andrà onorata con un campionato all'altezza. Le prime parole di Salnino sul sito web della Salernitana, che tradotto in soldoni significa cancellare la scorsa stagione per l'Ippocampo. Ho fortemente. Voluto e sperato di arrivare un giorno sulla panchina granata, ha aggiunto il trainer. E ora so di dover dimostrare a questa città innanzitutto un campionato diverso da quello dello scorso anno. Con la scelta di Giuseppe Sannino passa la linea del DS Fabiani. Sannino ha vinto il ballottaggio con Gregucci e Bisoli che pure avevano conteso al tecnico di origini campane la panchina della Salernitana. Il feeling con il neo trainer granata a dire il vero ha radici più profonde. Fabiani infatti aveva già incontrato a pranzo l'esperto allenatore 60 anni ad aprile prossimo, ex Watford, un mese e mezzo fa a Salerno, in un noto ristorante cittadino, e lo aveva messo in cima alla lista dei suoi desiderata. Poi, però, c'è stato l'interregno di Simone Inzaghi che aveva congelato la posizione di Sannino. A quanto pare, però, l'allenatore di Ottaviano era stato informato di questa eventualità e sapeva anche di essere la prima alternativa nel caso in cui Inzaghino fosse saltato. Detto fatto, non le alternative, però, Gregucci è stato frenato da una promessa fatta a Mancini. Di seguirlo nuovamente come collaboratore tecnico, oltre che da un contratto in essere con l'Alessandria. bisole invece pupillo del DS Tare pare non sia scoppiata la scintilla. A quanto pare Sannino invece ha ridimensionato pure le sue pretese economiche che inizialmente sembravano essere il principale ostacolo per il suo approdo a Salerno. Il tecnico ha firmato un annuale a circa 200.000 euro con opzione per l'anno successivo, bonus e benefit obiettivo. Il trainer porta con sé il suo vice Fiorin, ex centrocampista in massima serie a metà degli anni Ottanta, ed il preparatore atletico Domenico Melino, lo scorso anno alla formazione Primavera della Fiorentina. Confermato Gigi Genovese nel ruolo di preparatore dei portieri, si registra invece il ritorno, paventato peraltro da tempo, di Gianluca Angelicchio per il recupero degli infortunati. Confermato il ritiro a Sarnano nelle Marche, si partirà regolarmente domenica prossima. Già in cantiere un amichevole con la Civitanovese, in programma domenica 31 luglio. Sanino giocherà con il 4-3-1-2 ed ha già allenato alcuni giocatori attualmente in organico alla Salonitana nella sua quasi ventennale carriera, allenato in tutte le categorie professionistiche, perfino in Interregionale. A Varese le sue stagioni migliori. A Palermo, Verona, Spondachievo e Siena le esperienze in massima serie, con la breve parentesi dello scorso anno al Carpi, durata poco più di un mese.